3, 2, 1, 0. Patrizia Anna Coccia, 10 domande in 10 minuti, sei pronta? Certo, nata pronta. Bravissima. Quando ti chiedono che lavoro fai, tu cosa rispondi? Rispondo brand designer, perché se rispondessi pirata poi sarebbe un po' un problema spiegare tutto l'ambaranale, quindi brand designer, e adesso diciamo è molto più semplice spiegare quello che faccio, perché progetto i marchi, ma prima non era così facile, perché un designer all'inizio fa tanti lavori per capire un po' la sua identità grafica e per capire e per guadagnare, giustamente all'inizio non è che puoi guadagnare come poi potrai fare con il tempo. Quindi adesso sono contentissima di poter dire brand designer, perché è molto più comprensibile di prima quello che faccio. Perfetto. La tua definizione di successo? Allora, questa è, ci ho pensato tanto a questa definizione, perché nessuna definizione di quelle esistenti mi rispecchiava. Quindi per me il successo è semplicemente fare quello che voglio e avere del tempo in più per fare altre cose che voglio. E poi il concetto di fare quello che voglio è molto ampio, non si ferma solo al lavoro, che vabbè, per me è molto importante fare il lavoro che voglio, però a fare anche tante altre cose che voglio, magari cose che è necessario magari avere del denaro per fare queste cose qui, e magari lo guadagni attraverso il lavoro che vuoi. Cioè, è tutto un equilibrio, ecco, un equilibrio che bisogna arrivare ad avere col tempo. Un equilibrio che nasce dall'avere delle libertà, giusto? Bravissimo, la libertà, forse che unisce tutti questi concetti. Perfetto. E quanto conta l'idea in un business di successo? Allora, io penso, cioè all'inizio pensavo che contasse tantissimo, le idee cioè, servono, no? Sono le scintille che fanno, no? Partire delle grandi cose, però alla fine se ci pensiamo, una scintilla al 99% dei casi non produce un fuoco, per produrre il fuoco cioè, ci vuole tanto tanto altro, per cui alla fine la scintilla inizia a valere sempre meno, perché c'è la progettazione, c'è il business, devi fare un sacco di conti, poi ci sono delle dinamiche molto complicate, molto complesse, per cui per me adesso l'idea vale molto poco rispetto a quello che pensavo prima. Riusciresti a dare una percentuale idea successo? L'idea 15%. Ma no, perché è veramente complicato per mettere le idee, farle funzionare, insomma, perché poi ci sono tantissime buone idee, tutti hanno le idee, di continuo, infatti mi scrivono pure in privato, tante persone, guarda, mi è venuto in mente di fare questa cosa. Sì, ok, però a parte che ne ho tante anche io e vorrei anche, insomma, rendere reali le mie, poi certo. Vediamo, insomma, 15%. Cosa si può fare. Ci sta. Che consiglio daresti a chi ha un forte desiderio di trasformare un'idea in business, ma non è ancora partito? Allora, siccome sono futuri imprenditori, insomma, che dovrebbero pensare alla propria azienda al 100%, cioè in tutti i sensi, per me devono pensare alla comunicazione, perché è una cosa che gli imprenditori mettono un po' da parte, ma non un po', ma un bel po'. Cioè, cosa succede? L'imprenditore ha l'idea di business, consuma un casino di energie e di risorse, anche cioè, di soldi per investimenti, per portare avanti, per realizzare la propria idea di business. Dopo tutta questa faticaccia, quando c'è il momento... che è il momento più importante, insomma, in cui tu devi vendere il tuo prodotto, il tuo servizio, cioè non dai l'energia adeguata alla tua azienda per arrivare ai tuoi clienti. Per cui che succede? Succede che comunichi malissimo la tua stupenda idea, il tuo prodotto favoloso, perché poi le persone non ti guardano in faccia, le persone guardano il tuo logo. Il primo incontro con le persone è il tuo logo, è la tua comunicazione, se tu comunichi male, quindi comunichi promiscuità, comunichi che tu non sei attento in primis a te stesso, come puoi essere attento ai tuoi clienti.
Quindi per me un buon imprenditore deve pensare subito alla comunicazione. Una volta che tu butti giù il tuo progetto di business, sai qual è il tuo target, sai quali sono i tuoi clienti, subito devi iniziare a progettare la tua comunicazione, immediatamente. Quindi non bisogna mai mettere da parte questo aspetto fondamentale, perché è tutta percezione, cioè tu fai percepire la tua identità, i tuoi valori. È importante che questa operazione venga fatta da qualcuno che, insomma, che è competente, che sappia quello che sta facendo. Quindi il tuo consiglio è investire in comunicazione che diventa energia e spinge in avanti il progetto. Esatto, è l'unico modo per portare avanti un progetto, perché il prodotto può essere buonissimo, ma se le persone poi non lo conoscono, cosa facciamo qui? A chi vendiamo? Mi trovi d'accordo. E Pat, qual è il miglior consiglio che ti sia mai stato dato? Allora, il miglior consiglio che mi sia dato penso che sia buttati, perché come sai io ho iniziato subito da freelance, per cui c'è questa piccola paura, no, di buttarsi nelle cose, però buttati, perché bisogna fare esperienza, poi se c'è qualche problema, sì, poi mi butto, poi magari c'è qualche problema, cerchi di risolverlo, e poi tu sviluppi, buttandoti, anche una caratteristica che secondo me è molto importante, che è il problem solving, cioè tu impari a risolvere i problemi, fai esperienza, bene che ti va tutto ok, se non va bene, hai fatto un'esperienza e vedi di non rifare quell'errore, e poi andando avanti, voglio dire, sono tutte esperienze che ti portano poi a non buttarti come un pazzo, no? Nelle cose e essere più, andarci con calma, voglio dire, dopo un po' impari a gestire. Che sia mai stato dato è buttati e fai esperienza, perché altrimenti non vai da nessuna parte. Perfetto. Se c'è stato, qual è stato il tuo più grande errore imprenditoriale? No, c'è stato e ci sto lavorando. Mm-hmm. Io non sono molto brava a delegare, perché ho questa formazione da freelance, quindi sono proprio abituata a fare e risolvere tutto da me. Quindi a gestire il cliente, farmi i conti, le cose. Faccio tutto da me, quindi non mi è molto molto complicato pensare di farmi aiutare in qualcuna delle cose che faccio da sola. Però un buon imprenditore, si sa, è bravo a delegare, è bravo a creare delle persone intorno a sé che sanno, insomma, conoscono quello che devono fare, anche a formare queste persone qui, no? Quindi, insomma, sto imparando a delegare, che secondo me è importantissimo. Fantastico. E ad oggi, qual è stata la tua più grande soddisfazione professionale? La prima cosa, mi viene in mente la community dei pirati grafici, che per me è la più grande soddisfazione esistente, perché non mi aspettavo che crescesse, che pian piano diventasse sempre più di qualità, che è quello che mi interessa di questa community. Poi devo aggiungerne un'altra, che questa cosa mi fa tantissimo piacere, probabilmente la stima delle persone che mi hanno insegnato a fare delle cose che so fare, quindi magari che ne so, mi seguono, condividono delle cose che faccio, insomma, per me è una cosa grandissima, perché io stimo loro, e quando vedi che qualcuno che ti stima inizia, magari mi stimavano anche prima, ma non professionalmente, però adesso che mi stimano anche professionalmente, questa è una cosa che mi fa troppo piacere, mi carica anche per fare meglio, no? Di quello che facevo ieri. Molto bello, molto bello. E il tuo percorso da intraprendente è iniziato praticamente subito, ma che consiglio ti daresti prima del lancio della tua prima iniziativa? Allora, che consiglio mi darei di non fare lo stesso percorso che ho fatto, magari di formarmi in un modo migliore, perché ho fatto, mentre dall'università ho fatto degli errori, perché ho fatto scienze della comunicazione, laureata in scienze della comunicazione, che è un'università che ti dà qualcosa, ma non ti dà quello che dovrebbe darti davvero un'università, una visione, no? E ti dà un saper fare. Non è che è stato proprio il massimo, avrei fatto un'università del design,
cosa che non ho fatto. Poi non, sì, magari mi occuperei, dovrei imparare a vendere, quindi studiare di più il business. E questo è probabilmente è una cosa che ho fatto tardi rispetto a quella, all'importanza che ha per quello che faccio. Cioè, noi designer tendiamo a mettere da parte questo aspetto ed è sbagliatissimo. Perché tu puoi essere Superman di Photoshop Illustrator, ma se non vendi quello che stai facendo, sei proprio non va bene. Bravissimo, è vero. E quindi, dovendo ripartire da zero oggi, qual è la prima cosa che faresti? Allora, la prima cosa credo sia urlare per mezz'ora, perché rifare lo stesso percorso neanche morta. E probabilmente mi direi: impara a farti i conti, perché non è poi così scontato riuscire a farsi i conti in modo preciso e coerente. Io ricordo uno dei primi eventi che feci, ma è andato tutto benissimo, cioè non è che ci andai a perdere, però mi sono resa conto che non avevo preso in considerazione niente, cioè pure le percentualità, cioè è una cosa che io sto imparando. Io non dico che ho imparato, no, perché poi ogni giorno mi escono nuove cose che non so, quindi me le studio. E sì, impara a fare i conti, questo me lo direi anche col dito puntato, e spendi meno. È proprio così. Chi ha una grande passione mette i conti in secondo piano, ma esatto, è sbagliatissimo. Raccontaci, qual è la tua prima idea? Qual è la tua prossima idea da trasformare in business? Allora, ricollegandoci a quel fatto delle idee che sono importanti, ma anche no, la mia prossima idea di business sarà tipo la mia prima idea di business. Quindi porterò avanti, diciamo, porterò ad uno step successivo quello che già faccio. Voglio sviluppare al massimo quello che già ho. Per poi pensare pure al resto, perché non sono una che si ferma facilmente, quindi mi piace proprio occuparmi di tante cose. Cioè, nel senso, fare bene una, portare avanti una, e poi piano piano magari, che ne sai, possono uscire fuori altre idee, altre idee, ecco. Però vedi, escono sempre fuori queste idee, nei miei discorsi. Idee sono gratis. Bravo, sono gratis. Forse questa è la cosa bella, ma anche il problema delle idee, se ci pensiamo. Soprattutto di chi vive di creatività, perché poi tu dai le idee e gli altri. Esatto. Patrizia, guarda, ti faccio tanto in bocca al lupo, perché in tanti erano curiosi di conoscerti. Se hai tempo, facciamo 5 minuti di chiacchiere in backstage. Certo, ovvio. Tanti in bocca al lupo. Per chi vuole, ci risentiamo fra 5 minuti sempre live sulle nostre piattaforme LinkedIn, Facebook e YouTube. Esatto. Ciao Patrizia, dopo. Grazie. Ciao bello.